a settimana. Secondo me già se ne riuscissi a fare un po' di più è meglio. Poi se no ci dovessi mettere le ripetute. Invece le ripetute 2000. Guarda, io parto dal ritmo maratona. Quindi tu ritmo maratona? Ritmo gara. Ritmo gara, quindi tu vuoi fare la 3:45 e fai le ripetute a 3:45. Cioè, quindi ripetute da 1000. No, da 1000 le faccio a 3:25. Però forte, lei è meglio che fai 2000. 2000. Perché vuol dire che tu la velocità ce l'hai e devi avere la resistenza. Quindi allora è meglio che invece del 1000 a 3:25 che fai il 2000 a 3:45. Quindi ripetuta al ritmo gara. Ripetuta secondo me al ritmo gara. Cioè non esasperare l'andatura. No, perché non c'è chi dice che magari al ritmo gara mezza ci devi fare un corto veloce, quindi tipo un 6-7 km. Sono teorie. Io ho questa teoria. Tu dici. Vabbè, perché uno prova, capito? Poi magari vede. Perché quello che devi allenare secondo me è la resistenza. La velocità tu ce l'hai, perché se mi fai un 1000 a 3:25, non uno, se fai sì, delle 7-8, quindi vuol dire che tu il 3:25 ce l'hai, non lo devi. Sì, perché sono muscoloso, no, 3:25, 3:45 sì. Della mezza ce l'hai, quindi devi allenare. Infatti sai che mi succede? Che io magari faccio anche a 3:40 fino al 16esimo, poi scoppio. Capito? Quindi devo quegli ultimi 5 cercare apposta. Quindi farei più dei medi, delle ripetute sì, lunghe. Ripetute lunghe, sì. Bisogna teorie, sì, io farei così. No, ma c'hai ragione. Però certo, se devi preparare 10.000, no. Allora certo. Magari a 3:25, 3:30 ci. Ma tu te fa male mai? Sempre. Io quello sì, mi chiedo. Ma passatore sono fermo una settimana. Vabbè, passato sono 100 km, non è che sì, ma di solito no, però quest'anno sì. Mo ho rifatto la 100 del Madrid. A tappe, l'ho fatta di 16, 17, 18 giorni. Ah, l'ha fatta un'altra? A tappe. Però di nuovo una settimana di stop. Ma tu sono quanti anni so, corri? 35? È l'82. Cioè, 10 anni. Il problema è che se fanno noi stiamo fermi. No, vanno dosate le cose. Ma tu mangi poco? Non so che si intende per poco. Quando mi alleno i 30 km al giorno che preparo le 100, mangio no, pasta sia a pranzo che a cena, 100 a pranzo, 100 a cena. E la carne? Io non la mangio perché mi dispiace per gli animali. Ha tolto la carne proprio? E come la integra? No, sono tante cose che sostituiscono. Vabbè, le proteine le pigli anche in altri modi. Legumi. Ah, proprio vegetariano 100%? E poi una cosa, scommetto che l'alcol non lo tocchi. Che penso che fa male, certo, non ti devi ubriacare, però una birretta, che male c'è? No, lo tocco. Perché c'è quelli che corrono, pure dopo 23. Certo. No, non mi sembra una di quelle cose che mi appesantisce. Senti, quella lì che organizza tu quando c'è? Quella c'è il 29 ottobre. 29 ottobre? Scusa, 28 ottobre. E probabilmente ci va. Dove? All'autodromo. Ci andiamo? Andiamo? Imola. Ci andiamo? C'è la 5, la 10 e la 21, però la competitiva è la 21. Sono 4 giri, tutta all'interno. Sì, noi famo la 21. Noi se gli story nei box, nelle pad. Beh, quella diciamo, essendo tutta piatta, diciamo per migliorare. Non è piatta? Te lo devo dire. Pure oggi sembrava piatta. Io convinto, dico, un autodromo è piatto. Però vabbè, sarà strappetti, insomma. E poi due belle salitelle. E beh, però se compensano le discese. No, se la devi fare per il tempo, dico certo. Complimenti a te. La fate con te. Ah, che piacere, grazie. La mia, va bene. Piacere. Va bene. Insomma, alla fine. Aspetta, pure non lo tocca fare. Aspetta. Grazie. Grazie. Vedi se va bene. Grazie. La famo pure noi.